Oggi si festeggia San Francesco Saverio, l'apostolo dell'India e del Giappone. Signore, eccomi, mandami dove vuoi, magari anche in India. Con queste parole Francesco Saverio ha cercato di scuotere l'Europa dalla sete di conquista che portava governanti a inviare sempre più spesso in Oriente avidi mercanti e missioni militari anziché apostoli del Vangelo. Francesco de Iasu X Xavier, poi tradotto in Saverio, era uno spagnolo della regione di Navarra. Suo padre, un nobile molto colto, aveva studiato all'Università di Bologna ed era il presidente del Consiglio Reale di Navarra. Sua madre, donna molto ricca, apparteneva alla nobiltà. Saverio aveva tutte le carte in regola per compiere buoni studi e frequentare le università più prestigiose in vista di una brillante carriera. I suoi genitori avevano su di lui dei grandi progetti, per cui lo inviarono a Parigi per studiare presso l'antica e rinomata università. Ma è proprio in Francia che Saverio scopre la sua vocazione e si allontana sempre più dai richiami del mondo e della carriera. Nel collegio di Santa Barbara conosce Ignazio di Loyola, del quale divenne compagno di stanza e anche amico. Saverio lo scelse come suo maestro spirituale e sotto la sua guida divenne araldo del Vangelo. Ignazio, quale profondo conoscitore dell'anima umana, gli fece comprendere il senso delle parole di Gesù, ossia di queste parole: che giova all'uomo guadagnare anche tutto il mondo se poi perde l'anima? È un passo del Vangelo di Marco. Saverio stimolato dall'amico e maestro, ha meditato sulla realtà effimera delle glorie e degli onori di questo mondo e ha compreso l'unica ambizione che conta, quella della gloria che dura per sempre, per l'eternità. Così Francesco Saverio finì per prendere alla lettera le parole evangeliche e nell'anno 1534 ha seguito il suo maestro, diventando uno dei membri più dinamici e più grandi della Compagnia di Gesù, l'ordine religioso fondato appunto da Sant'Ignazio e iniziato in Francia nella chiesa di Montmartre, è destinato a incidere profondamente in tutta la storia della Chiesa. Ordinato sacerdote, Francesco Saverio, quando raggiunse l'età di 35 anni, partì per l'Estremo Oriente, armato della fede, ma armato anche di un profondo rispetto verso quelle lontane e sconosciute popolazioni. Il metodo indicato da Ignazio di Loyola ai suoi discepoli prevedeva infatti non solo la fondazione di opere di misericordia, come gli ospedali, gli orfanotrofi, ma anche l'istruzione dei giovani, la conoscenza e l'adeguamento del missionario alla psicologia e al costume delle popolazioni indigene. Dopo un viaggio di circa 13 mesi, Saverio giunse a Goa, nelle Indie orientali, era l'anno 1542, e vi giunse in qualità di legato pontificio, provvisto di una bolla di nomina che intendeva presentarlo a Davide, l'illustre re dell'Etiopia, e a tutti i principi e signori del Mar Rosso, del Mar di Persia e dell'Oceano, delle province e dei vescovadi dell'India. Da un lato all'altro del Gange, da un lato all'altro di Buona Speranza, e terre vicinori. In questo estesissimo territorio che abbracciava appunto le Indie, Mozambico, Africa conosciuta e le Molucche, ha incominciato appunto da Goa, dove ha scritto un catechismo elementare, ha predicato e si è dedicato all'assistenza dei malati. Si diresse in seguito nell'India meridionale, ottenendo molte conversioni anche tra i brahmini, solitamente ostili ai predicatori cristiani. Saverio, incoraggiato dai risultati ottenuti, ha deciso di spostarsi ancora di più verso est.
E così i suoi viaggi lo portarono nell'anno 1549 fino al Giappone, dove è diventato il primo missionario sbarcato in terra nipponica, a Kagoshima. Questo è il nome della tappa di Saverio. Dopo 3 anni di permanenza in questo luogo, grazie al santo missionario, erano già sorte 3 comunità cristiane con 1500 membri. Nominato provinciale di tutte le missioni d'Oriente, Francesco Saverio scelse come nuova meta la Cina. Ma arrivato nell'isola di Sanchang, venne colto dalla febbre e ivi morì a soli 45 anni. Nei 12 anni di permanenza in terre d'Oriente, il nostro santo ha percorso oltre 100.000 chilometri, visitando bonzi giapponesi, sfidando spesso la morte tra le popolazioni indigene. Uomo davvero straordinario, del quale il mondo ha ammirato la forza e la tenacia, quella ad esempio con la quale prima di partire per le isole Molucche, dove pare vivessero popolazioni cannibali, Francesco resistette alla visita del diavolo, secondo quanto si legge nella biografia del santo. Come si sia manifestato Satana non ci è dato di conoscere. Si sa però che il santo era, che per il santo era come entrare nella notte dell'azione, nella piena solitudine, proprio di fronte a una decisione difficile da prendere, come quella di partire da solo e per sempre verso un mondo totalmente sconosciuto. Francesco reagì alla forza di negazione che gli si opponeva. Quella forza negativa per lui era il demonio, che forse egli vide anche fisicamente. Non si contano i miracoli compiuti da questo santo. Primo fra tutti quello di essere compreso da moltitudini di lingue totalmente diverse rispetto alla lingua latina. L'aver trasformato per necessità d'uso, l'acqua salata in acqua dolce, l'aver compiuto guarigioni e preannunciato profezie, tutte puntualmente avveratesi, e ancora l'aver risuscitato e restituito ai propri cari persone ormai senza vita. Si racconta infatti che un giorno il santo, che portava sempre con sé il crocifisso, con il quale benediceva i presenti, trovandosi in riva al mare, il crocifisso gli scivolò dalle mani e cadde dentro l'acqua. In quel mentre un grosso gambero lo prese e, stringendolo tra le sue fauci, lo restituì dolcemente al santo missionario. Francesco Saverio è patrono del Giappone insieme a San Paolo Michi e compagni. È anche patrono dell'India, del Pakistan, della Mongolia orientale. È patrono anche dei missionari, dei naviganti, dei turisti e della stampa cattolica. E allora nel suo giorno rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. O amabilissimo e amatissimo San Francesco Saverio, con te adoro con riverenza la Divina Maestà. Mi piaccio degli specialissimi doni di grazia di cui Dio ti ha favorito durante la tua vita terrena e di quelli di gloria di cui ti ha arricchito dopo la morte, e vivamente lo ringrazio. Ti supplico con tutto l'affetto del mio cuore di chiedere per me, con la tua efficacissima intercessione, prima di tutto la grazia di vivere e morire santamente. Ti supplico inoltre di ottenermi la grazia che ora ti chiedo. Ma se ciò che chiedo non fosse secondo la maggior gloria di Dio ed il maggior bene dell'anima mia, ti prego di supplicare il Signore affinché mi conceda ciò che è più utile all'una e all'altra cosa. Amen.